L'abbraccio di Sant'Antonio ai suoi fedeli e a tutta la città quest'anno arriverà dall'alto. Il coronavirus ha tolto la possibilità ai pellegrini e ai padovani di assistere tutti insieme alla tradizionale processione per le strade della città. E così i frati della Basilica hanno deciso che il 13 giugno le reliquie e il busto di Sant'Antonio verranno portati in volo a bordo di un elicottero militare per benedire tutta Padova. L'evento sarà seguito in diretta da Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, che trasmetterà sempre in diretta anche tutti gli eventi e le messe previste dalle 6:30 del mattino alle 21 del 13 giugno. Abbiamo voluto fare in modo che il santo fosse sentito presente e vivo come era possibile in questo tempo. Con l'assenza degli assembramenti, allora è il santo che in questo caso volerà con un grande abbraccio a volere essere proprio presente lì dove in particolare alcuni luoghi sono diventati simbolo della fatica, delle difficoltà di questo nostro tempo. Quindi l'idea che il santo raggiunga con la sua benedizione, salirà con il suo busto, con la sua reliquia su un elicottero e raggiungerà Vo, raggiungerà Schiavonia, raggiungerà Campo San Piero, il luogo dove insomma, il santo ha vissuto le ultime settimane della vita, per poi andare su Padova, agli ospedali, i luoghi significativi della città. L'elicottero con a bordo le reliquie del santo e il rettore della basilica, padre Oliviero Svanera, sorvoleranno le zone simbolo dell'emergenza di questi mesi. Benediranno il Covid Hospital di Schiavonia, l'ex area rossa di Vo Euganeo, l'ospedale di Padova e il carcere. Un momento emozionante che le nostre telecamere faranno entrare in diretta nelle vostre case, così come gli altri eventi previsti per questa tredicina. Il cartellone culturale del Giugno Antoniano è stato ridotto a 4 appuntamenti, tra questi spicca il concerto di Antonella Ruggero all'interno della Basilica il 12 giugno alle 21, preceduto da una versione ridotta della rievocazione storica del transito del santo e il concerto di campane che dall'Arcella si estenderà a tutta la città. Attraverso le nostre telecamere potrete gustare inoltre alle 21 di domenica 7 giugno la visita guidata nel cuore del santo, scoprendo da vicino opere che solitamente si vedono a distanza dai banchi della navata. Una tredicina rivoluzionata dagli effetti della pandemia, così come venne 800 anni fa rivoluzionata la vita di Fernando, giovane canonico portoghese che decise di vestire il saio francescano e di diventare Antonio da Padova, il santo dei poveri. Ai bisognosi, in particolare alle famiglie in difficoltà dopo questo periodo e alle vittime dell'attentato terroristico in Sri Lanka dello scorso anno, sono legati invece i progetti sostenuti dalla Caritas Antoniana in questi mesi. In prospettiva anche nel Giugno Antoniano sono previsti tutta una serie di interventi e di progetti proprio legati al nostro territorio e legati anche a situazioni internazionali, perché Sant'Antonio abbraccia tutto il mondo, come sappiamo. A chiudere le manifestazioni del Giugno Antoniano, domenica 21, il concerto in Basilica dei Solisti Veneti. L'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, ha fatto sapere che anche per quest'anno, per tutto il mese di giugno, l'ingresso al polo museale, ovvero Musei Eremitani, Palazzo della Ragione e Palazzo Zuckerman, sarà gratuito per tutti.